l'altro si porta a casa la vittoria più facile della serata. Oddio, la scimmia! Oddio, la scimmia interviene di nuovo, lo sbatte contro il ring. Allora, se ti sto sulla fava, perché non risolviamo la questione ora, con un bel match, dai! Ci scontreremo, fra una settimana questa parte. Il match sarà al meglio dei tre schienamenti. Intanto siamo nel backstage col nostro kebabaro di fiducia Dario Moccio. Che sembra parlare al telefono. Va verso la sua macchina. Oh, macchina nuova, iaia, monster truck! Un monster truck gliela spaccata! È già la seconda. No, la macchina nuova. Non aveva finito neanche il muto della macchina. È la fine. Tira la sua macchina nuova e deve subito entrare sul ring, poveraccio. No, vabbè, ma non si può cominciare così. Ma siamo già due macchine. Dei danni clamorosi. Lo sappiamo tutti che è stata la scimmia. Ma immaginiamo che sia stata la scimmia. Però comunque entra sul ring mentre sta esultando. In questo match, tra l'altro, vedremo per la prima volta la scimmia. Siamo sicuri che è la sua macchina sta esultando? Stai esultando perché entra sul ring, stavolta spaccherà il culo la scimmia. È incasato per quello, non per due macchine perse, erano anche due macchine costose. Però non pensarci, guarda che sguardo assente. Erano due macchine costose, una mi sembrava una Ferrari, l'altra... L'ultima non sembrava costosa, però dai. A me sembrava costosa, però... Sembrava le tipiche di macchine di merda che c'ha all'inizio di Need for Speed e le ultime cose a caso, non presente. No, quando cominci con delle macchine di merda poi le truffi al massimo. Sembra una macchina costruita. Però dai. Però Monster Truck era finissimo. Era bellissimo. Gran Monster Truck. No, la scimmia col Monster Truck è stata bellissima. Anche se non abbiamo visto chi è stato. Ovviamente si tiene per la scimmia. Non so chi sia, ma si tiene per la scimmia. Vabbè, stiamo tutti per il nostro, dai, guarda. Fatto che babbi. Intanto culo non c'è. Esatto. C'era andato a cagare. È sparito di nuovo. Sparisce in colazione. Attenzione, chi è? Ma è Bruno! Ma sei una vergogna! Ma che vergogna! Che sei... No, non ci siamo. No, qui, è culo. Non ci siamo, lo vado a prendere, non ci siamo qui. Era lui. Ma lo sapevamo tutti che era lui, vergognato. No, comunque tifiamo per il nostro culo, chiaramente. Vergognati. Quando torni do tanti quelle ammazzate. Che entrata epica, però. Non mi aveva detto niente, non mi aveva detto che era lui. Con la maglia culo 15-21. Sì, sempre tu. No, ma da notare le esplosioni, l'entrata. Sì, però è entrata epica. Tifiamo tutti per culo. C'è un cazzo anche un Monster Truck, magari me lo fa anche provare. E per tutti intendo me e te, il pubblico no. Vabbè, magari anche il pubblico tira fuori, non lo sappiamo. Il pubblico sembra tutto per Dario, guarda di che lo mandano a cagare, non so. Però lui è un Monster Truck. Lui è un Monster Truck e tutti voi no. Lui è un Guarda quanto è cattivo. Ma lui è un Monster Truck. Infatti tutte le volte che c'era Dario Moccia lui se ne andava, se ti ricordi. Ma lui è un Monster Truck. Sì, è un Monster Truck. Bravo Pulo, fammi provare il Monster. Alla fine di questa puntata vedrete se sì, infatti io ma purtroppo immaginavo fosse Pulo. Io avevo qualche sospetto, pensavo a Marco Marino. Andava sempre via, tornava dopo ore. Attenzione, comincia il match. Vediamo questo Pulo all'opera subito con un big boot. Vai Pulo, spaccalo tutto. E poi si guarda il pollice gomitata in giravolta. Pubblico freddo per Pulo, tutti per Dario Moccia, noi per Pulo. Stata. Io però non pensavo facesse così, pensavo Dario Moccia avrebbe dominato il match. Pulo lo vedo molto in forma. Vertical suplex sembra. Sì, un vertical suplex. Che poi conoscendolo si può essere anche allenato per dei mesi solo perché Dario ha dichiarato un kebab variato una volta. È una vergogna. Spinebuster! Questo Pulo cattivo. Dario Moccia non ha fatto un pugno, non ha dato un pugno, uno schiaffo, niente. Guarda, non ha reagito. Pugni a parte di Pulo. Pugnetti. La sua bellissima scritta Pulo body 15-21. È anche una bodine, poi sale sul paletto. Lo rialza, lo sfida a rialzarsi. Attenzione, dovrà fare. Giro. Oh, overcastle da parte di Pulo. Se me la schiena è già da tre. Ricordiamo che è un 2 out of 3 falls match. Hai anche detto bene, sei fortissimo. Attenzione, cosa vuoi fare? Sta migliorando in inglese. Mi sa che questa è la sua grossa finale, La Jackhammer. Sì, la vedo brutta. Jackhammer, prova la Jackhammer. Vediamo se la remota reagisce, niente. Jackhammer! La connetti anche. 1, 2 e 3. Primo schieramento fatto da Pulo. Incredibile, Pulo 1, da remota 0. In due minuti Dario Moccia non ha dato un pugno. Guardazione Dario Moccia grigia quanto fuori la sua maglia. Ring, lo manda anche a quel paese. Incredibile. Bellissimo il gioco che bugga sulle dita medie. L'uracano. Dario Moccia si gasa. Poi torna sul ring. Gasato tra l'altro. È andato velocissimo. Sembrava un bug. Incredibile.
E lo spinta. Spinge via, lo spinge via. Gli dice: te non sei la mia altezza. Mi fa di nuovo vedere il pacco. È ancora ciuccia, me lo glielo dice. Glielo dice. Attenzione, fa un torture. Cosa vuol fare? Una backbreaker cattivissima. Una backbreaker, poi una ginocchiata sugli addominali. E lo porta al centro ring. Ma lo vuoi schienare ancora 2-0 facile? Cosa vuol fare? Invece sul paletto. Prova a lanciarsi. No, lo prende al volo da Romoccia. Rocco! Non ci credo. 1, 2 e 3. No, 2. Conti 2, la mossa finale da Romoccia ha fatto 2 con culo, attenzione. Non ci credo. Io avevo già contato 3 perché ero sicuro del 3. Green neck breaker da parte di Moccia. Che continua a valersi sul culo con delle cross line. Con cross body. Era più una gomitata. Gira neck breaker. Neck breaker di nuovo. Cazzo, ho detto breaker. Neckbreak. Inizialmente Pullo sembrava dominare, poi da Romanzo si è un po' risvegliato dopo quella rock bottom, che però ha fatto solo 2, non mi ha capito come ha fatto pure a reagire. Vabbè che era la prima mossa che gli faceva, ci poteva anche stare. Si casa col pubblico. Pullo gli fa di tuo medio quel paese. E però gli fa di una rock bottom in corsa e va a chiudere sul giro 3 secondo me. 1, 2 e 3. 1-1 palla al centro. La Romanzo, però Pullo sembra reagire niente. La Romanzo dopo quella rock bottom con Pullo che si è lanciato dal paletto sembra dominare il match. Però Pullo attenzione, però è vero. Non reagisce niente. Back boy drop di Moccia. Reagisce ancora Pullo. Non ci sta a stare sotto al kebabaro. Crossline. Si stanno reversando tutto. Liscio clamoroso la crossline. Back boy drop. Attenzione con le mosse su in di Pullo. Si comincia bene. Si continua. Niente. Ancora back boy drop. Niente. Non ce la possiamo fare. Pura vita il pugno. Dai Pullo che possiamo vincerla. Dai, su Pullo. Dario si pulisce le scarpe. Mossa che ha fatto anche nell'altro match. Lo best. Il Romaggio in questo caso sembra in controllo. Ma sono spallata di passarsi tutto. Una spallata. Tu cosa fa? Oddio. Cos'è l'Elsgate? Elsgate a fare di Pullo. Secondo me cede. Il Romaggio secondo me cede. Dai che secondo cede. Me cede. No. Non cede. Non ha ceduto. Non cede. Resistenza incredibile da fare da Romaggio. Calcione. Calcione schienamento facile. 1, 2. Conto di 2. E ancora back boy che è la mossa di questo match. Schienamento 1, 2. Conto di 2. Romoccia è un po' inguardabile. Non può schienare con un back body drop. Pure ha schienato con un calcio. Vabbè, ma è un calcio figo. Hai ragione. Lanciato fuori che si aggrappa alle corde. Una specie di stunner da Romoccia. Aiaia. Che ha ricordato quelle inguardabili di Simone Francafista. Ragazzi, buona. Cosa vuol fare? Si lancia, lo prende, l'ha preso. E lo stacco di telecamera non ci fa vedere un cazzo. È finito. No, niente. No, non ha preso le scalette. Pensavo fosse andato a scondere le scale. Mi fa vedere di nuovo il piede. Arriva calcione sulla testa. L'ha detto l'altra settimana che avrebbe visto tanto il piede di Pullo. Cosa fa? Lo rialza. Cosa vuol fare? Ancora finale. Rock bottom! Gli copia anche la mossa. E va a chiudere. E va a chiudere qui. Uno. Corde, ha tirato le corde Moccia. No, che sfiga, corde. Ancora back body drop di Moccia. Ha rotto con sto back body drop però, E si casa col pubblico. Ma fatta resistere una rock bottom. Incredibile. Non lo so. Sembra il peggio John Cena questo match da Moccia. Lo lancia contro le corde. Cosa devo fare? Contro il pubblico. Cosa sta? Adesso si è trasformato. Che cosa è successo? Cos'è? Super Saiyan. È un Super Saiyan. Ha detto che è rock bottom di Dario Super Saiyan. È gasatissimo. Lo rialza ancora. Cosa è successo? Si è trasformato in Super Saiyan. Non è vero. Rock bottom ancora. Vabbè, ma Super Saiyan non vale. Lo rialza. Non vale. È scorretto. È scritto nel regolamento del wrestling che non puoi trasformarsi in Super Saiyan durante il match. Ma io non sapevo che si trasformava in Super Saiyan. Ma neanch'io. Schienamento 1, 2 e 3. È finito. Qui Dario ha trassato palesemente. Come ha fatto? Non puoi trasformarti in Super Saiyan durante un match. Come ha fatto? Come ha fatto? Come ha fatto? Dovrà spiegarcelo prossima settimana, spero. 4 rock bottom, mi ha fatto di fila. 3 ne ha fatte, conta con un'altra. Sembravano 4. Comunque prestazione spettacolare da parte di Pullo. Dario si è trasformato in Super Saiyan. Pullo ha dominato per i primi 5 minuti, schienamento facile, poi Super Saiyan. Solo di questo. Si è trasformato in Super Saiyan, ancora non ci credo. Non è possibile. Dimostra ai suoi fan che lui è il più forte, nonostante sia senza macchina. Sì, era colpo, ma senza 2 macchine. Hai ragione. Intanto la grafica ci ricorda che il prossimo match della serata sarà Victor Laszlo contro il nostro creatore Timur. Che gli ha mandato contro delle dei personaggi imbarazzanti l'ultima settimana. Ricordiamo punto interrogativo, detto punto per gli amici. E Across, il fortissimo Across. Io preferivo punto. Across era bellissimo.
tra i suoi bellissimi guantoni, i capelli afro e tutto. Però io preferivo Punto. Chissà se il creatore sarà all'altezza del nostro Nerulasma. E ricordo di scriverci nei commenti come chiamereste la Rock Bottom e la Rimorcia, perché purtroppo Rock Bottom è un marchio registrato di The Rock. E non possiamo neanche chiamare Bookend, perché il marchio è registrato di Booker T. Kebab Bottom. Votate tutti Kebab Bottom. Votate nei commenti, scriveteci un bel nome.